iniziamo con i saluti, iniziamo i lavori. Allora, se prendiamo posto, inizierei a passare la parola per i saluti alla presidente di sezione, dottoressa Francesca Miconi. Buonasera a tutti, a nome del Tribunale di Ancona rivolgo il benvenuto innanzitutto ai partecipanti a questo convegno sulla crisi d'impresa e sulle procedure volte al suo superamento. Un saluto particolare, un benvenuto agli illustri relatori che si confronteranno sull'argomento e le cui opinioni, i cui approfondimenti attendiamo con vivo interesse, pronti all'ascolto. E un ringraziamento particolare agli ottimi e appassionati organizzatori di queste occasioni di incontro che sono per la nostra città un'occasione di qualificazione culturale e un punto, ci fa diventare un punto di riferimento di qualità per gli operatori del settore anche delle altre regioni. Auspico che questo sia un momento che è un momento di confronto e di formazione comune, che ci sia utile per affrontare nella maniera più corretta la soluzione alla crisi di impresa, trovando quel delicato equilibrio che in questo momento presenta particolare difficoltà. E dovremo riuscire a conciliare le esigenze contrapposte di rapidità e di snellezza dell'attività dell'impresa nel momento, soprattutto nel momento in cui deve superare la sua crisi, con le esigenze di tutela dei creditori, i quali molto spesso e soprattutto si vede nella nostra regione sono anche loro imprenditori, ma sono piccoli imprenditori e quindi hanno anche loro bisogno di tutela. E mi auguro quindi che il confronto sia proficuo e cedo la parola, ringraziando tutti, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Io parlo, scusate, parlo in piedi per abitudine proprio, gli avvocati parlano in piedi in cella. Io faccio i saluti, voi mi conoscete cari colleghi, che io faccio i saluti nel senso che non rubo, non cerco di rubare il lavoro alle introduttrici al convegno, perché i saluti sono i saluti. Allora io saluto prima di tutto la dottoressa Gallotta, presidentessa del Centro Studi Diritto Fallimentare, valentissima presidentessa che organizza con il Centro Studi questo convegno ed è altamente meritorio, e l'Ordine degli Avvocati è molto contento e soddisfatto di patrocinare e partecipare, perché è un evento qualificato sicuramente, come sempre, come ogni anno, e qualificante per chi partecipa al convegno, quindi grazie molto anche a lei. Un ringraziamento, poi un saluto alla dottoressa Ragaglia, io faccio i saluti individuali oggi, dottoressa Ragaglia, la quale mi consenta, data la stima e l'amicizia, a quale, uso questo avverbio, spensieratamente sta a Roma a svolgere l'attività di consulente di una commissione parlamentare. E dico spensieratamente perché senza pensieri, in questo senso spensieratamente, non è che svolazza da un ufficio all'altro, no, lei sta ferma, seduta in qualche stanza, spensieratamente perché senza pensieri, perché se l'è tolti i pensieri, ha buttati via i pensieri, i pesi, i problemi dell'ufficio fallimentare, è scappata via. Quindi un gran saluto affettuoso, ma veda un po' di tornare, no, all'ufficio fallimentare, perché è gestito ottimamente dalla dottoressa Miconi, che saluto. E come vedete, i pesi e i problemi ce l'ha tanti, perché se avete fatto caso, si sta illanguidendo, si sta proprio completamente, fisicamente, la vediamo sempre più trasparente, quindi i pesi e i problemi sicuramente ci sono all'ufficio fallimento. Allora, magari un qualche aiuto, oggi non c'è il dottor D'Aprile, qualche volta gliel'ho detto, ma l'ufficio fallimenti, se potesse avere un rinforzo, al di là del dottor Romito, che non vedo oggi, ma che saluto anche ugualmente, e un aiuto eventualmente, anche per poi in partenza, un aiuto all'ufficio fallimenti non sarebbe male. Non è in partenza? Bella notizia. Allora, in anteprima, andiamo. Non parte più, dottor Romito. Non per... No. ha detto la presidente della sezione, qui siamo tranquilli, quei due magistrati ce l'abbiamo. Ne vorremmo tre all'ufficio fallimento. Ne vorremmo tre.
ma dottor D'Aprile non ce la facciamo. Un saluto, anche se non è presente oggi, consentitemelo, alla dottoressa Vella. Perché un saluto alla dottoressa Vella? Perché chi come me da almeno 20 anni fa la professione di Ancona si ricorda una magistrata, o magistrata secondo, come uno vuole chiamare oggi il giudice donna, una magistrata estremamente competente, sempre disponibile, cortese, con il sorriso sulle labbra anche quando affrontava un avvocato corretto e poco educato. È iniziato la professione di magistrato da noi, Ancona praticamente. E abbiamo un ricordo strepitoso, mi dispiace non vederla oggi, domani purtroppo non ci sono, e quindi un saluto anche alla dottoressa Vella. Un saluto ai relatori, ai professori Arato, Rossi, Fabiani, dottor Analli e il collega avvocato Tartella, che sicuramente tratteranno con competenza e con vostro interesse un argomento che fa parte di questo convegno. L'OCI è una splendida organizzazione, perché io non so se sono originale, forse qualcuno avrà detto, ma l'OCI che cosa ha istituito, a mio avviso, ripeto, forse non sono originale, la Facebook delle procedure concorsuali, nel senso che questa grande piazza mediale in cui tutti i professionisti si incontrano, si confrontano, si consigliano, si suggeriscono, si aiutano, collaborano in un modo veramente incredibile e apprezzabile. Io non frequento l'OCI, confesso, però ho giovani soci di studio che frequentano e regolarmente bussano alla porta e mi dicono: avvocato, guarda che l'OCI, dall'OCI ho saputo questo, novità assoluta. Recentemente è arrivata novità alla Cassazione, 2 giorni fa me l'ho messa sul tavolo. E quindi io penso che oggigiorno, lo dico a tutti i commercialisti e avvocati, che mi permettono anche i commercialisti, anche se c'è il rappresentante del Presidente, oggigiorno i professionisti noi abbiamo un grande e gravoso compito, cioè l'aggiornamento costante e sistematico. Ma non solo non perché il legislatore ci tempesta di novità, ma perché noi dobbiamo svolgere un servizio qualificato, dobbiamo necessariamente essere sempre preparati a livello elevato. L'OCI contribuisce in questo. Quindi il saluto rivolgo anche a tutti quelli dell'OCI che sono qui e a voi ovviamente buona giornata. Grazie al Presidente Paoli. Adesso il Dottor Daidone, delegato dal Presidente Stefano Coppola, impegnato nel Congresso Nazionale del Consiglio Nazionale a Milano, porta i saluti appunto dell'Ordine. Allora, intanto è un piacere essere qua. Anche se, come potete immaginare, io sono stato cooptato all'ultimo secondo, quindi sarò breve davvero, non come chi mi ha preceduto, che ha millantato, diciamo, un intervento, un saluto. Il mio sarà proprio un saluto, un augurio. Auguro a tutti voi buon lavoro. Vi rubo 2 secondi davvero di tempo per annunciarvi che con molto piacere vorremmo organizzare, sia Ordine che OCI, se darà la sua disponibilità, un convegno, diciamo, che sarà il proseguo di questo, cioè il comportamento. Voi sapete che è uscito il nuovo codice deontologico dei dottori commercialisti e noi abbiamo la fortuna nel nostro ordine di avere il delegato del Consiglio Nazionale che l'ha patrocinato e vorremmo appunto nella occasione di presentare questo nuovo codice deontologico che riguarda i dottori commercialisti, ma penso che sia estendibile anche agli avvocati, noi vorremmo trattare un argomento a me molto a cuore, e cioè quello del comportamento del professionista nel momento in cui praticamente si trova ad avere questo duplice ruolo: a volte fa il curatore, a volte fa il commissario, altre volte fa il consulente dell'azienda che poi si affaccerà all'eventuale procedura. Ecco, il comportamento deontologico del collega è un momento molto importante della crescita professionale. Noi vorremmo approfondire questo argomento, lo faremo, spero, con la collaborazione dell'OCI, della dottoressa Gallotta, che ringrazio, e prima della fine dell'anno. Tutto qua, e auguro a tutti, ai relatori e ai colleghi e alle colleghe, buon lavoro. Grazie. Grazie al dottor Daidone. Adesso noi ruberemo un pochino più di tempo per presentarvi questo progetto, perché effettivamente il convegno di Ancona quest'anno non è solo un convegno, è proprio un progetto che proseguirà, come avete visto dalla locandina, a Siracusa il 13 e 14 novembre.
Vi do il benvenuto chiaramente a questo che è la quarta edizione del convegno nazionale, che si tiene ad Ancona con molto successo di pubblico grazie alla partecipazione sempre attenta della comunità professionale anconetana, e quindi per noi è comunque un orgoglio, non solo come centro studi ma proprio come comunità professionale, ospitare questo convegno che è diventato un punto di riferimento nel panorama nazionale dei convegni in materia di crisi di impresa. Quest'anno il convegno di Ancona si arricchisce organizzato infatti come sempre dal Centro Studi di Diritto Fallimentare di Ancona con l'OCI, l'Osservatorio della Crisi di Impresa, e quest'anno per la prima volta con il Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa. E si arricchisce perché ha un secondo tempo che, come vi dicevo, è a Siracusa, e quindi praticamente Ancona va in trasferta. Il convegno che si raddoppia, così come Siracusa è venuta in trasferta ad Ancona per questo primo appuntamento. L'idea di strutturare il convegno in due tempi ci è venuta per due ordini di motivi, poi meglio vi dirà anche la dottoressa Ragaglia. Il primo ordine di motivi è quello che ha spinto probabilmente il Centro Studi, cioè il Centro Studi crede nella collaborazione a livello nazionale degli organismi che si occupano di crisi di impresa. È da qui che è nata la collaborazione con l'OCI e da qui che nasce la collaborazione con il Centro Studi Diritto Fallimentare di Siracusa, perché unire più realtà anche di parti d'Italia differenti, e il forum di receivership ne è la dimostrazione, consente un arricchimento, uno scambio di professionalità, uno scambio di prassi, di informazioni, e quindi sicuramente arricchisce tutti noi, soprattutto noi professionisti. La seconda motivazione è che abbiamo scelto un argomento importante, un argomento che non si poteva esaurire in un unico appuntamento, ma aveva bisogno di una naturale prosecuzione, di un punto un secondo tempo, perché ad Ancona tratteremo degli aspetti importanti della crisi di impresa e della continuità aziendale, a Siracusa tratteremo ulteriori aspetti diversi ma complementari rispetto a quelli di cui si parlerà ad Ancona. Per la scelta dell'argomento, sicuramente quest'anno, forse più degli anni scorsi, abbiamo colto degli spunti dall'esperienza professionale. Lo vedete dal nome del convegno, è il professionista di fronte alla crisi di impresa. Quindi ci siamo proprio rivolti alle nostre esperienze professionali. Chi di noi, soprattutto in questi ultimi anni, purtroppo non si è trovato ad affrontare e ad aiutare imprenditori in crisi e a chiedersi quali fosse lo strumento migliore per la risoluzione di quella crisi, a indagare quali elementi valutare per scegliere lo strumento migliore, a comparare rischi e benefici di ogni singolo strumento. E quindi quando abbiamo scelto l'argomento ci siamo chiesti quali fattori fossero determinanti nella scelta dello strumento di composizione della crisi di impresa. I fattori sono molteplici e molto meglio di me li illustreranno i relatori di questa prima tavola rotonda che ci seguirà nel pomeriggio, e vanno sicuramente dalla entità e dalla caratteristiche della crisi di impresa, sicuramente come primo approccio, alla struttura organizzativa dell'azienda, alla composizione del ceto creditorio, ma anche all'attività stessa esercitata dall'azienda. Come vedremo infatti meglio domani, ci sono aziende che esercitano attività, come per esempio aziende che esercitano attività in concessione, che per il quale la scelta dello strumento è in qualche modo obbligata, perché sono sottoposte a delle leggi speciali e specifiche per le quali per esempio l'accesso a procedure di composizione della crisi in natura liquidatoria hanno degli effetti disastrosi e si rivelano ancora più dannose per il ceto creditorio. In quel caso, per esempio, la caratterizzazione dell'attività di impresa esercitata dall'impresa stessa è determinante nella scelta dello strumento di composizione. Ma ancora ulteriori fattori che devono essere indagati sono la necessità di nuova finanza, o ancora i risvolti penali della scelta di uno strumento in luogo di un altro. E quindi
Proprio di questo, dicevamo, si parlerà oggi pomeriggio in questa prima tavola rotonda, in cui più professionisti si confronteranno sulla scelta dello strumento, indagheranno questi fattori e molti altri, e ognuno di loro prospetterà delle scelte differenti e difendendo la scelta operata e anche evidenziandone i benefici, i rischi e le criticità. Con l'obiettivo primario, secondo l'ottica degli organizzatori, e qui ve lo dirà anche meglio la dottoressa Ragaglia, di preservare l'attività di impresa, la continuità aziendale, perché siamo partiti da una convinzione che l'imprenditore è una cosa, l'impresa non può essere un'altra cosa. L'imprenditore può essere in crisi, può avere difficoltà a essere in stato di insolvenza, quindi non adempiere con regolarità le proprie obbligazioni, ma l'impresa può essere ancora salvata, può avere ancora delle ragioni economiche per proseguire. E allora, quando così è, magari la scelta di uno strumento in luogo di un altro consente di preservare l'attività aziendale, la continuità aziendale. Mentre si lavorava quindi questo progetto, e devo dire, non è facile mettere insieme il programma scientifico di un convegno dando delle indicazioni poi chiaramente al coordinatore e ai relatori per svilupparlo, è arrivata la riforma. È arrivato il decreto legge 83/2015, che ha modificato in modo sostanziale alcune norme della legge fallimentare e ha modificato di conseguenza, magari non era questa la volontà del legislatore, la scaletta del nostro convegno. Abbiamo dovuto necessariamente modificarlo in corsa e abbiamo dovuto necessariamente parlare della riforma. Dico necessariamente perché è inevitabile con le nuove norme esaminare dei fattori ulteriori rispetto a quelli che vi ho detto adesso nella scelta dello strumento. Sembrerebbe infatti, dalla lettura rapida del decreto legge ed anche dai primi commenti, che il legislatore abbia avuto un favor verso il concordato con continuità di impresa. Perché? Perché ci sono certe norme che sono, diciamo, penalizzanti il concordato liquidatorio, come per esempio la percentuale del 20% minima da offrire ai creditori chirografari, o anche la percentuale più bassa nel caso di concordato in continuità, che è il 30% in caso di apertura alle proposte concorrenti. Ma ci chiederemo oggi, e io credo che ci chiederanno chiaramente i relatori, se questo favore è effettivo, oppure se norme come la nuova formulazione dell'articolo 163 o ancora il 163 bis non abbiano addirittura penalizzato il concordato, e orientando magari la scelta dell'operatore verso altre soluzioni della crisi d'impresa, penalizzando appunto la scelta di quella che era la procedura, diciamo, principe fino ad oggi, che era il concordato preventivo. Perché dico questo? Perché in dottrina ci sono state delle prime anticipazioni. Autorevole dottrina, parlo del presidente Bozza, nel commentare l'articolo 163 ha parlato addirittura di esproprio senza un indennizzo, e quindi una violazione dell'articolo 42 della Costituzione. E altri si sono chiesti se l'aprire a procedure competitive ogni volta che c'è il trasferimento di un bene o di un'azienda o di un ramo di essa, e anche nel caso di affitto d'impresa, non sia di affitto d'azienda, non sia addirittura un deterrente per la scelta del concordato preventivo. Ci si è chiesti infatti chi farà un affitto di azienda, magari investendo nella nuova azienda, risanandola per poi porla sul mercato anche a favore di terzi. Queste sono state le domande che hanno fatto avere dei dubbi sul fatto che il concordato preventivo possa essere visto ancora con favore da parte degli operatori, oppure se in effetti non ci si orienterà verso ulteriori scelte. A queste domande daranno chiaramente risposta oggi i nostri relatori. Io faccio dei brevissimi ringraziamenti adesso alla fine, poi passo la parola alla dottoressa Ragaglia. Ringrazio chiaramente tutti gli sponsor. Dico, no, puoi continuare, tanto più o meno hai detto. Sì. Allora.
Ringrazio chiaramente tutti gli sponsor che hanno consentito la realizzazione di questo evento. Ringrazio tutti voi che avete partecipato. La risposta di Ancona è sempre veramente importante, ci fa veramente piacere. Abbiamo questo convegno è molto amato, cioè abbiamo veramente un gran numero di iscritti. Ringrazio gli ordini professionali che hanno patrocinato l'evento e lo hanno accreditato ai fini formativi. Ringrazio l'OCI per questa collaborazione costante con il Centro Studi che ci ha portato appunto alla quarta edizione di questo convegno nazionale. Ringrazio il Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa, con il quale ci siamo confrontati quasi quotidianamente nell'allestimento scientifico e organizzativo di questo convegno e di quello che seguirà, a cui vi invito a partecipare perché è anche molto interessante e sentirete di che cosa si parla. Ringrazio a titolo personale poi la dottoressa Ragaglia per l'appoggio sempre costante nell'organizzazione di questo convegno, l'avvocato Spadaro per avermi supportato e sopportato in questo periodo, perché comunque non è facile mettere su tutto questo evento. Grazie. Beh, devo dire che la dottoressa Gallotta ha detto già tutto sulla presentazione del convegno, sulla nostra idea, quindi non sorvolo un pochino sul tutto. Piccole considerazioni, quindi faccio solo piccole annotazioni per lo più operative. Ecco, questa è l'idea di Ancona e Siracusa, è un'idea veramente nuova. Abbiamo pensato che un convegno il più delle volte ci lascia alla fine sempre insoddisfatti, no? Non riusciamo a dire tutto quello che è possibile dire. Poiché volevamo affrontare questo argomento, l'argomento del professionista di fronte alla crisi, prima e dopo il fallimento, per vedere le diverse prospettive, il diverso approccio, abbiamo pensato quindi a due momenti proprio distinti, una novità, vediamo se va o non va, che è quello di farla in due tempi diversi, quindi un atto primo, veramente un atto secondo. La scelta di Siracusa perché? Siracusa è un po' casuale, forse è nata all'inizio, ma poi dopo la collaborazione con l'avvocato Spadaro, un avvocato molto attivo all'interno anche di receivership, appunto questo Facebook del, come ha detto l'avvocato Paoli, dell'OCI. Carina come idea, non era stata detta e penso che la moduleremo, ci è piaciuta molto. E perché Siracusa ha anche un collegamento con Ancona, no? La nostra Ancon è stata fondata dai siracusani, quindi non a caso poi troviamo questo elemento di collegamento. Comunque là, questo atto secondo a Siracusa, qui sarà il secondo momento, chi non può venire, così come coloro che non sono potuto venire ad Ancona, potranno seguire i lavori, praticamente, visto che i lavori sono tutti in streaming e poi sono i video, sono appostati sul sito dell'OCI www.oci.org, www.osservatorioci.org, quindi potete vedere quindi i lavori o in diretta o seguirli a distanza di 2-3 giorni, i video si trovano. Quindi non vi perdete, come diciamo, la seconda puntata, ormai entriamo nella fiction del convegno e quindi prima puntata Ancona, secondo momento a Siracusa. A Siracusa per la prima volta, dice l'OCI, ha voluto portare un convegno nazionale, ha voluto deputare Ancona, in particolare il Centro Studi di Diritto Fallimentare, ad essere le madrine in qualche modo di questo debutto, di questo convegno a Siracusa. E a Siracusa poi verrà svolto, e quest'anno l'abbiamo ceduto a Siracusa, il premio OCI. Il premio OCI sappiamo che è uno dei fiori all'occhiello della nostra organizzazione. Ogni anno la nostra associazione premia una tesi di laurea, quindi partecipano tutte le università d'Italia e vengono premiate le tesi di laurea che si occupano praticamente, che trattano argomenti afferenti al diritto fallimentare. Quest'anno abbiamo ceduto, era un po' una nostra prerogativa, la prerogativa di Ancona, quest'anno proprio per in segno di amicizia, di stima e soprattutto per qui valorizzare ancora di più l'incontro di Siracusa, abbiamo affidato la premiazione del premio OCI praticamente a Siracusa. Ha già detto tutto la dottoressa Gallotta su quella che è stata l'idea, su quello che volevamo fare, questo elemento veramente nuovo nel convegno, cioè di porci dal punto di vista del professionista oggi qui in questa sede. Vedrete che questa prima tavola rotonda in cui parteciperanno
e simi professori e professionisti, non vede la presenza di nessun magistrato, perché siamo nella fase antecedente alla presentazione quindi del piano. Siamo nella fase, ci caleremo nel momento in cui i professionisti, di fronte alla crisi, decidono che tipo di piano adottare, come affronteranno la risoluzione di quella crisi. Valuteranno praticamente se c'è uno strumento migliore dell'altro, verificheremo se la scelta avviene secondo dei criteri oggettivi o a volte soggettivi, vedremo quanto può pesare anche la decisione dell'imprenditore, no, di adottare un piano o non adottarlo, di adottare una specie di piano o adottarne un altro. Poi alla fine faremo una sintesi e vedremo una riflessione finale a conclusione della sessione o domani su quello che sarà appunto l'impatto, che potrà essere l'impatto della riforma della nuova legge 132/2015 sulle procedure di concordato. Se il concordato, che è stato sempre considerato un po' la procedura principe, saremmo dire dal 2005, no, per risolvere dalla crisi, quella che ci affrancava da tutta una serie di situazioni, conserva ancora questo primato o non lo conserva. Vedremo quello che sarà, può essere l'impatto sicuramente di una procedura che va rivista, che aveva necessità. Non voglio dire che ci sia stato forse un abuso nella scelta concordata, ma sicuramente di valutare se questa scelta, se questa procedura, forse un po' abusata, però non sia comunque meglio sempre di un fallimento. Questo credo che sia uno dei problemi più grandi che ci dobbiamo porre. Vale la pena o non vale la pena? Cioè, l'uno o l'altro, se rimettere tutto all'interno delle sezioni fallimentari con tutto il carico di lavoro che determina una procedura fallimentare, o preferire una forma di procedura che bene o male alleggerisce quantomeno la giurisdizione per certi adempimenti e per certi aspetti. Abbiamo un problema anche di lunga durata dei processi, e torno a ripetere, un problema dove lo scotto, il peso, i tempi della liquidazione, dove pesano sulla giurisdizione, determina un arretramento anche proprio del un peso per la giurisdizione stessa. Quindi alla fine faremo tutte queste considerazioni. Passo un attimo la parola quindi all'avvocato Spadaro, e vi auguro tutti, auguro buon lavoro a tutti, e grazie per la partecipazione, grazie per l'affetto anche che dimostrate alle nostre iniziative. Buonasera a tutti, devo dire che è stato estremamente piacevole supportare e sopportare tanto la dottoressa Gallotta quanto la dottoressa Ragaglia, che poi sono le vere ispiratrici di questo progetto e che con il loro grande entusiasmo hanno trainato e animato tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa. Come vi ha già anticipato la dottoressa Gallotta, in occasione dell'evento che si terrà a Siracusa si approfondirà il tema della gestione della crisi d'impresa e della salvaguardia dell'azienda dopo la dichiarazione di fallimento. E in particolare si tenterà di approfondire l'istituto del concordato fallimentare quale possibile strumento di composizione della crisi, di salvaguardia dell'azienda, ma anche quale opportunità di business per i terzi proponenti e per gli assuntori. Concordato fallimentare che è rimasto un po' all'ombra del concordato preventivo, elevato a strumento di regolazione della crisi per eccellenza, ma che forse anche a seguito della riforma merita un po' più di attenzione. Potrebbe addirittura risultare più agevole, più efficace rispetto al concordato preventivo, basti pensare che non vi sono le limitazioni relative al pagamento integrale dell'IVA, che il sistema di voto è ancora quello del silenzio assenso, che favorisce certamente la soluzione della crisi. E la possibile compresenza di proposte di concordato, di più proposte di concordato e quindi di più soluzioni negoziali da sottoporre al ceto creditorio, può portare a benefici significativi per la massa dei creditori, con un meccanismo che forse è anche più snello, più agevole di quello oggi introdotto per il concordato preventivo. In buona sostanza, il concordato fallimentare non solo come modalità di chiusura del fallimento, ma come strumento per dare qualcosa di più e di meglio ai creditori rispetto a quello che ricaverebbero dal fallimento,
come strumento di riallocazione delle risorse economiche e come anche come attività speculativa, perché indubbiamente nella generalità dei casi il terzo vuole ricavare un guadagno dall'operazione che si accinge a compiere. A Siracusa le sessioni saranno tre. In occasione della prima è coordinata dal professore Fabiani, che quindi ci condurrà dalla fase prefallimentare di cui si parla oggi alla fase post-fallimentare, si farà un'analisi comparativa degli istituti a disposizione dell'impresa e dei suoi professionisti per regolare la crisi, verificando se il concordato fallimentare può essere un'alternativa al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione e ai piani attestati, con esame anche dei riflessi penalistici che in qualche modo possono influenzare le determinazioni dell'imprenditore e dei suoi professionisti nella scelta dello strumento idoneo alla soluzione della crisi, nonché delle conseguenze di una scelta errata in termini di responsabilità civile e penale, tanto per l'imprenditore ma anche per il professionista, che oggi sempre più spesso assume il ruolo di determinatore delle scelte dell'imprenditore. Nelle sessioni successive poi saranno trattate le questioni maggiormente controverse in tema di concordato proposto dal fallito, quindi quelle relative alle limitazioni temporali e soggettive, alle modalità di esecuzione e di adempimento del concordato, alla possibilità di derogare o meno al regime di cui all'articolo 2740, ai patti concordatari, nonché le questioni relative al concordato proposto dal terzo, quindi con esame dei meccanismi di limitazione della responsabilità ex articolo 124, alle proposte concorrenti, anche con riferimento alle nuove modifiche introdotte per il concordato preventivo. Il premio OCI, lo ha detto già la dottoressa Ragaglia, sarà consegnato a Siracusa. Mi dicevano che ci sono tante tesi quest'anno da esaminare e da valutare. In buona sostanza, vi aspettiamo numerosi a Siracusa e buona continuazione dei lavori. Bene, iniziamo allora, entriamo nel vivo, iniziamo i lavori, invito i relatori sul palco e buon lavoro a tutti.